Sì, la Padova è a caccia della settima vittoria casalinga consecutiva. La squadra di Dal Canto finora all'Euganeo non ha mai perso un punto, 6 vittorie su 6, 9 gol fatti e solo 2 subiti. Oggi arriva la Juve Stabia a metà dei punti in classifica, 13 contro 26, ma i campani dopo un inizio difficile hanno brillantemente recuperato anche i 6 punti di penalizzazione e soprattutto la Juve Stabia ha già dimostrato di poter essere davvero pericolosa anche in campo avverso. Formazioni: Padova in campo con il 4-3-3, Perin in porta, Donati, Schiavi, Legati, Renzetti in difesa, Bovo, Italiano e Cufa a metà campo, Cutolo, Cacia e Lazarevic in avanti. 4-3-3 anche per la Juve Stabia, Colombi tra i pali, Baldanzeddu, Molinari, Scognamiglio e Di Cuonzo i 4 di difesa, Zito, Mezzavila e Davi a metà campo, Raimondi, Danilevicius e Mbakogu nel settore offensivo. Arbitra Nasca di Bari, assistenti Italiani e Rapparelli. A Padova è una giornata grigia, molto umida, temperatura attorno ai 15 gradi, circa 9.000 gli spettatori, un centinaio i sostenitori della Juve Stabia. Stadio, studio. Con Viadana e Treviso sentiamo Paolo Pacitti. Scusami, il gol. Un momento. Allora, prima Zennaro, vai. Il gol del Padova in rete Cacia al 39esimo minuto, Padova 1, Juve Stabia 0. A Padova siamo nel 41esimo minuto, il Padova è passato in vantaggio e conduce sulla Juve Stabia per 1-0, il gol al 39esimo, è arrivato un lancio di Schiavi dalla tre quarti destra, il controllo in area di Cuffa, il raso terra con il destro, la parata difficile di Colombi, il pallone però non si è allontanato, è rimasto nello specchio della porta, il più rapido, manco a dirlo, Cacia, che ha depositato il pallone in rete, il vantaggio è arrivato dopo un periodo di supremazia territoriale della squadra di Dall'Accanto, la Juve Stabia comunque continua a giocare anche se c'è stata un'altra opportunità, questa volta per Lazarevic, il tiro dal limite, un buon tiro ribattuto da un difensore. 41 minuti di gioco, Padova 1, Juve Stabia 0, linea Crotone. Pareggio della Juve Stabia al quinto minuto, Mbakogu, Padova 1, Juve Stabia 1. E qui siamo all'ottavo minuto, Padova 1, Juve Stabia 1, il pareggio della Juve Stabia al quinto minuto, un errore della difesa del Padova, troppo molle su un pallone vagante, ne ha approfittato Mbakogu, bel triangolo con Erpen, nel diagonale con il destro, imparabile per Perin, risultato di nuovo in parità, una bella azione dei campani, ma difesa di casa non esente da colpe per il giovane nigeriano, il quarto centro stagionale, Padova subito in attacco e prima poco fa ha protestato molto per un probabile tocco di mano in area di un difensore campano, l'arbitro però ha fatto segno di proseguire, il braccio era abbastanza vicino al corpo ma mi è parso che il difensore l'ha aperto quel tanto che basta probabilmente per decretare un calcio di rigore, l'arbitro però ha fatto segno di proseguire. Siamo al nono minuto, Padova 1 Juve Stabia 1, linea allo, a Crotone. 18 per Pacitti, un rigore per il Padova, scusami. Sì, a Padova tutto è pronto per il calcio di rigore, c'è Italiano sul dischetto, l'arbitro fa rispettare la distanza, chiama tutti i giocatori fuori dall'area, Italiano è pronto, breve la rincorsa, l'arbitro ha già il fischietto in bocca, pronto a fischiare, il fischio dell'arbitro, il tiro di Italiano alla rete, il Padova di nuovo in vantaggio al 13esimo minuto, Padova 2, Juve Stabia 1, Crotone. Kovacsic, 33 primi. 1-1. Il pareggio della Juve Stabia al 32esimo minuto, Sau, quindi Padova 2, Juve Stabia 2. E noi confermiamo il parziale. 36 minuti e mezzo giocati, Padova 2, Juve Stabia 2, il secondo pareggio dei campani al 32esimo, un contropiede della Juve Stabia, Sau è andato via Legati, il diagonale di destro, la palla sul palo più lontano, il pareggio così dei campani, ancora però una ingenuità del Padova che si è sbilanciato in avanti, il lancio lungo dalla difesa ha sorpreso tutti, Sau più veloce, battuto sulla corsa Legati, è stato bravo ad incrociare il tiro in velocità, il Padova di nuovo in avanti, un'occasione sul traversone da sinistra, ma Cacia che ha tentato la rovesciata e Bovo il colpo di testa da dentro l'area piccola, sono staccolati e la sfera è finita sul fondo, c'è stato però anche un altro contropiede della Juve Stabia, Danilevicius ha messo in mezzo per la corrente Erpen, la palla colpita male e alta sulla traversa, ma occasione ancora per i campani. 37 minuti e 20, Padova 2, Juve Stabia 2, linea Crotone. Sassuolo 0, Torino 0, Corsini. Da Livorno scusami, solo sì. È finita anche a Padova 2, Juve Stabia 2.